Buonasera, eccoci alla nostra nuova puntata di Star Break dedicata agli esopianeti o pianeti extrasolari, cioè pianeti che ruotano attorno ad altre stelle. Per secoli l'uomo ha discusso e dibattuto se questi pianeti esistessero o no, o se il sistema solare fosse unico. Si può tornare con la mente addirittura a Giordano Bruno, alla sua concezione dell'infinità dell'universo e dei mondi, anche se fu Newton poi a dare base scientifica a quest'idea. Il primo caso di esopianeta scoperto, che poi si rivelò un falso e fu molto famoso, fu quello dell'astronomo olandese Peter van de Kamp, che dall'osservatorio Sproul in Pennsylvania disse, dopo quasi 30 anni di osservazione della stella di Barnard, la seconda stella più vicina a noi dopo Alfa Centauri, escluso naturalmente il Sole, disse di aver visto un'oscillazione nel cammino di questa stella che dimostrava l'esistenza di un pianeta che le ruotava attorno. Furono decenni di grandi dibattiti, si consolidò questa idea, si pensò che van de Kamp avesse effettivamente ragione e poi venne fuori la verità. Un suo studente, nell'analizzare le lastre fotografiche, scoprì che le oscillazioni della stella non erano dovute alla stella ma a un'anomalia del telescopio. Van de Kamp la prese male, la ricerca degli esopianeti ebbe un colpo negativo per questo evento, ma riprese alla grande negli anni 90. Ci furono quindi le prime scoperte. Già nell'84 fu scoperto un disco di materiale attorno alla stella Beta Pictoris in cui si stavano formando dei pianeti. Poi furono scoperti nel 1993 tre pianeti nel posto più impensabile, attorno a una stella di neutroni. Fu una scoperta sostanzialmente casuale. Mentre nel 1995 quella che viene considerata a tutti gli effetti la prima scoperta di un esopianeta, il pianeta 51 Pegasi B, scoperta dagli astronomi svizzeri Major e Kelotz, che per questo hanno vinto il premio Nobel. Ecco, le prime scoperte di esopianeti si riferivano tutte a pianeti giganteschi, delle dimensioni di Giove, gassosi, molto vicini alla loro stella. Non perché tutti gli esopianeti siano così, ma semplicemente per un effetto di selezione. Sono i più facili da scoprire, perché essendo molto grandi e molto vicini alla loro stella, provocano nella stella delle oscillazioni di velocità, degli spostamenti che sono abbastanza facili da rilevare. È il cosiddetto metodo delle velocità radiali, perché scoprire un esopianeta è molto difficile. Scoprirlo direttamente è al limite dell'impossibile, perché è come vedere la pancia illuminata di una lucciola in mezzo ai riflettori di San Siro a 100 km di distanza. È chiaramente, anzi è ancora peggio di così, quindi è un'impresa veramente improba. Quindi si usano dei metodi indiretti. Quello delle velocità radiali è il fatto che un pianeta ruotando attorno a una stella provoca un'oscillazione della stella che quindi periodicamente si avvicina o si allontana da noi e noi possiamo rilevare questo spostamento. Negli anni successivi però si impose il metodo dei transiti, cioè pianeti che passano davanti alla loro stella provocano una minuscola eclisse, una diminuzione di luminosità che però i nostri strumenti sono in grado di rilevare. Soprattutto il satellite Kepler scoprì con questo metodo moltissimi nuovi esopianeti e sempre più piccoli, sempre più simili alla Terra e sempre più nella fascia abitabile, quindi in quella zona in cui non fa né troppo caldo né troppo freddo e quindi potenzialmente questi pianeti possono ospitare la vita. È la ricerca che ci interessa di più, quella di una nuova Terra. Oggi i pianeti che assomigliano alla Terra, per capire quanto li assomigliano, vengono giudicati con due indici. Uno è l'indice di similarità alla Terra, che va da 0 a 1. 0 non ci azzecca nulla, 1 è identico. Il pianeta con l'ESI, cioè l'indice di similarità più alto, è TRAPPIST-1D, che è un pianeta che ha 0,90, quindi assomiglia per il 90% alla Terra. Però questo indice ha ancora un minimo, come dire, di presunzione, cioè presume che la Terra sia il posto più bello e più adatto alla vita in tutto l'universo. Ci vuole un indice più oggettivo, cioè l'indice di abitabilità. Anche questo va da 0 a 1. La Terra non ha 1, ha 0,829. Quindi è un pianeta perfettibile, può esserci di meglio. E c'è di meglio. Il pianeta Kepler 442b a 0,836, quindi potenzialmente è un pianeta più adatto della Terra alla vita, possiamo dire addirittura forse più bello della nostra magnifica Terra. Collegata al tema degli esopianeti c'è la prossima conferenza del planetario venerdì 17 dicembre, la terrà Laura Proserpio, ingegnere aerospaziale e astrofisica del gruppo Deep Space, che parlerà del lancio del telescopio James Webb, che avverrà verosimilmente, se non ci saranno altri ritardi, il giorno 18 dicembre, quindi dopo la conferenza.
Questo telescopio è l'erede del grande telescopio spaziale Hubble, dovrebbe portarci alla scoperta non solo di nuovi esopianeti, ma addirittura alla scoperta dei traccianti della vita, probabilmente, in questi esopianeti. La sua ricerca si estenderà molto oltre, sarà anche fondamentale per la cosmologia e per molti temi di astrofisica. Non mancate!